Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Lega, Tosi, da Salvini, controllo dittatoriale del partito. Caso Dubi, Berlusconi, di nuovo in campo per un'Italia migliore. Draghi, le misure della BCE mettono al riparo dal rischio contagio. Salvini ha scelto una linea dittatoriale di governo della Lega Nord e se ne assume la responsabilità, lo ha detto Flavio Tosi all'indomani della rottura con il Carroccio. Riguardo a una sua eventuale candidatura alla presidenza del Veneto, il sindaco di Verona ha spiegato: «Mi prendo un paio di giorni per decidere. Sono di nuovo in campo per costruire con Forza Italia e con il centrodestra un'Italia migliore». Così Silvio Berlusconi sulla sentenza della Cassazione che lo ha assolto nel processo Dubi. «Ringrazio i magistrati», ha aggiunto, «che hanno fatto il loro dovere senza farsi condizionare dalle pressioni mediatiche e dagli interessi di parte». Il programma di acquisto dei titoli mette al riparo l'area dell'euro da un eventuale contagio legato alla crisi greca. Lo ha detto il presidente della BCE, Draghi. Segnali mostrano ulteriori miglioramenti dell'attività economica all'inizio di quest'anno, ha aggiunto, e la ripresa dovrebbe gradualmente rafforzarsi. È stato ritirato al Senato l'emendamento del PD che apriva all'ipotesi di adozione dopo l'affidamento anche ai single, allo scopo di equiparare i diritti dei minori affidati. Per la senatrice di SEL, Alessia Petraglia, si tratta di un grave errore. Ancora una volta il PD, sottolinea, si è piegato ai ricatti della parte più retriva e conservatrice del mondo cattolico e della sua rappresentanza politica. Madonna non esclude di sposarsi di nuovo, sebbene, secondo quanto ha raccontato al Sun, il suo secondo matrimonio con il regista Guy Ritchie non sia stato per niente facile. «Non potevo essere realmente me stessa», ha spiegato la pop star al giornale. Ma la domanda se potrebbe tornare sull'altare, la sua risposta è stata: «Mai dire mai». Sebastian Vettel ha annunciato di aver trovato un nome alla sua Ferrari. Si chiama Eva, ha scritto il 4 volte campione del mondo sul suo sito. Affibbiare nomi femminili alle sue monoposto è una tradizione per il 27enne, che domenica esordirà al volante della rossa. Quando era alla Red Bull, ha chiamato le sue auto Kate, Heidi, Liz e Mandy.